Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio alla Lagostina di Omegna. Vittima Pasquale Santoro, 45 anni, residente a Verbagna, dipendente della ditta Piemont Security, specializzata tra gli altri compiti in pulizie industriali. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava pulendo un tornio con una soffiatrice quando, forse per un malore, forse perché è scivolato, è finito sotto il macchinario. Una caduta purtroppo fatale. Il reparto in quel momento era fermo, gli operai avevano concluso il turno alle 16.30, Santoro era arrivato alle 18. La tragedia è accaduta circa mezz'ora dopo. A dare l'allarme il collega che stava lavorando con lui, che non sentendo più alcun rumore provenire dalla zona dove stava operando Santoro, ha fatto la tragica scoperta. Subito sul posto sono intervenuti i 118, i tecnici dello Spresal, dell'ASRA VCO, il medico legale, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dagli ingranaggi meccanici. Sul luogo dell'incidente anche il direttore generale dell'azienda acusiana, Giuseppe Lazzeroni. L'uomo lascia la moglie e due figli.